Padre Massimo Montagano, al secolo Pasquale, nasce a Casa Calenda, in provincia di Campobasso, il 18 maggio 1948 da Giuseppe ed Angela Maria Buchetti. La sua vocazione sboccia grazie allo zio, padre Vincenzo Frezza, cappuccino della provincia di Sant'Angelo Foggia. Entra così in seminario a Vico del Gargano e successivamente prosegue gli studi a Pietrelcina e a Sant'Elia Pianisi. Riceve il saio francescano il 3 ottobre 1964 ed emette la professione temporanea dei voti il 4 ottobre dell'anno successivo, confermandola definitivamente il 26 marzo 1972. Segue gli studi di teologia nei conventi di Montefusco, Campobasso e San Giovanni Rotondo, preparandosi all'ordinazione presbiterale che riceve il 6 ottobre 1973. Vive i primi anni del suo ministero tra i conventi di Vico del Gargano, Cerignola, Morcone e Serra Capriola, con gli incarichi di collaboratore parrocchiale e aiutante nei seminari della provincia religiosa. Dopo questo iniziale periodo di apostolato, ha la possibilità di mettere a frutto le sue doti naturali. Si diploma all'Accademia delle Belle Arti di Foggia e frequenta a Roma l'International Cinema Institute. Da quel momento la sua azione pastorale trova un felice connubio. La collaborazione nelle parrocchie di Foggia Immacolata e Foggia Sant'Anna, il suo servizio nella realtà di Foggia Santa Maria della Pietà, l'attività di insegnante e l'assistenza alla famiglia francescana secolare ricevono dalla sua sensibilità artistica e dalla sua formazione teologica uno slancio ed una modalità di espressione che, unite al suo carattere pacato e alla sua intelligenza, hanno saputo raggiungere e coinvolgere tanti. Padre Massimo a scuola è un insegnante che stabilisce sempre un rapporto immediato e fecondo con i suoi alunni, ma il suo campo privilegiato è il teatro. Padre Massimo ama il teatro. Per 10 anni è il responsabile della storica Sala Pace e Bene della Parrocchia Immacolata di Foggia. Scrive e dirige come regista alcune opere e trasmette ad altri la sua passione e le sue capacità. Nel 1989 fonda il Centro di Ricerca e Produzione Officina Teatrale, un laboratorio dove insegna regia e dizione. È aiuto regista per più stagioni liriche al Teatro Umberto Giordano di Foggia, realizza una serie di rappresentazioni in cui ha la sensibilità di indagare, di ripresentare il mistero di Dio e dell'uomo. Anche nel campo della pittura trova un mezzo per fruttificare le sue capacità, ma soprattutto per rivedere la sua storia e leggerla alla luce della fede e della vocazione ricevuta. Partecipa alla realizzazione di documentari e di fiction sulla vita di Padre Pio da Pietrelcina e ai film Del perduto amore di Michele Placido e Tra cielo e terra, prodotto dalla RAI per la regia di Giulio Base. È il regista del primo documentario dedicato ai conventi in cui ha soggiornato Padre Pio. Si impegna con Teleradio Padre Pio a dare voce all'epistolario del Santo Cappuccino. E negli ultimi anni, nella notte del beato transito del Santo Stigmatizzato, tra il 22 e il 23 settembre, legge ai numerosi fedeli che giungono a San Giovanni Rotondo per la festa di San Pio la testimonianza di Padre Pellegrino Funicelli. I suoi ultimi lavori, la rappresentazione su Fra Daniele Natale e la stigmatizzazione di San Pio, ci danno occasione di guardare da una nuova prospettiva la vita e il mistero dei due suoi straordinari confratelli cappuccini. Padre Massimo cerca di essere sempre un frate che appartiene alla gente e, come ogni artista, pensa più agli altri che a se stesso e con gli altri condivide i sentieri del cuore che spesso sono fuori da schemi e da precostituzioni. Un legame particolare lo stabilisce con la realtà di Vico del Gargano, dove vi resta per più di 20 anni. Qui trova un ambiente favorevole e fecondo per il suo particolare ministero nei volti della gente, nell'affetto del popolo garganico. A Vico ogni domenica alle 11:30 celebra la Messa degli Artisti, che mette in risalto il ruolo dell'arte all'interno della liturgia. Fonda il laboratorio Teatro K, un viaggio didattico sulle strade del teatro nel Gargano, che vede la formazione di oltre 300 allievi tra ragazzi e adulti dai 12 ai 70 anni, studenti, medici, avvocati, farmacisti, pensionati, casalinghe, artigiani, musicisti, pittori e scultori. Nelle tradizioni della Settimana Santa, molto care al popolo di Vico del Gargano,
sa svelare nei drammi della vita di ogni giorno la sofferenza di Maria ai piedi della croce. Anche per il convento di Rodi Garganico ha sempre modo di esprimere la sua preoccupazione e dedizione, sognando un rilancio delle attività e una riorganizzazione delle iniziative pastorali per questo territorio. Ed è sempre qui che vuole tornare. Padre Massimo è innamorato di questi luoghi. Anche negli ultimi anni, quando la sofferenza e la fatica si fanno sentire in maniera crescente e Fratello Corpo diventa sempre di più un impedimento ad uno spirito libero, il suo desiderio è sempre quello di tornare a Vico, nella sua fraternità, o di essere curato a Rodi tra i suoi amici. Purtroppo il suo pellegrinaggio umano si trasforma nella ricerca della soluzione migliore per la sua salute, per il suo stato d'animo, tra l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, il centro medico Madonna della Libera di Rodi e la struttura di riabilitazione Gli Angeli di Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Il 28 gennaio 2021, a 73 anni, nel centro medico di Rodi Garganico, Fra Massimo Montagano da Casa Calenda incontra Sorella Morte, l'ultimo tra i soggetti del suo personale cantico delle creature. Sorella Morte non dà a Padre Massimo la possibilità di concludere un suo ultimo progetto, Giuda, il discepolo che ha tradito Gesù. Voleva raccontare una figura non positivamente popolare, ma nella quale si possono rintracciare quei misteriosi percorsi umani che caratterizzano il cuore di ognuno. Sorella Morte, però, gli spalanca le porte dell'eternità, in cammino verso il paradiso, che è solo l'inizio di un grande spettacolo.